Perché fare un video? Perché è divertente. È coinvolgente. E poi si impara, quindi è istruttivo. È bello lavorare tutti insieme per un progetto. Perché fare una mappa? Le mappe ci aiutano a capire meglio l'argomento, ci danno una visione completa di quello che stiamo studiando. Possono essere un ripasso, ci aiutano a ricordare meglio. Noi abbiamo unito la potenza di un video con la semplicità e la completezza di una mappa. Così sono una delle nostre videomappe. Ecco i passaggi per fare una videomappa. Partiamo dall'inizio. Abbiamo scelto l'argomento e scritto i testi. Per scrivere i testi abbiamo utilizzato il nostro libro di scuola, alcuni libri di anni precedenti, a volte libri che avevamo a casa, internet, Wikipedia. Occorre stare attenti a cercare su fonti attendibili e sicure. Certo, non bisogna fare copia e incolla, è troppo facile e non si può fare. Abbiamo cercato di spiegare gli argomenti con parole semplici in modo che tutti possano capire e soprattutto abbiamo cercato le cose importanti scrivendole in poche righe perché i video troppo lunghi poi rischiano di diventare noiosi. Dopo aver scritto i testi abbiamo preparato o scelto le immagini, abbiamo costruito mappe oppure abbiamo fatto i disegni. Abbiamo anche cercato le immagini su internet, ma attenzione, non tutte le immagini si possono prendere, ci sono i diritti d'autore, i copyright. Poi abbiamo registrato gli audio con i testi scritti. Silenzio, Chuck, si registra. A volte non basta, una volta sola. Pronunci male una parola, registra di nuovo. Ti viene da ridere, registra di nuovo. Qualcuno entra e sbatte la porta, registra di nuovo. Si sentono le voci dei compagni che stanno facendo l'intervallo, registra di nuovo. Ultimo passaggio, effetto cinema. Spente le luci, ci guardiamo lo spettacolo. Siamo stati bravissimi. Beh, qualche errore c'è sempre. Certo, si può sempre migliorare. La prossima volta faremo meglio. Ora lanciamo la sfida a tutti i ragazzi come noi. Video! Perché i video, se li facciamo noi, ci divertiamo due volte, a farli e a guardarli. Ci piacerebbe fare una raccolta con i video fatti dai ragazzi come noi. Tanti argomenti per ogni disciplina. Ci aiutate?